Circola spesso una informazione che potremmo annoverare come una vera e propria fake news, che però ha seminato molto bene dal momento che internet è pieno di persone che la riportano e anche nei commenti ai video del sottoscritto su questo canale spesso riemerge questa storia. E cioè la leggenda metropolitana secondo cui la mitica traduzione del Signore degli Anelli di Vittoria Alliata sarebbe stata accettata e approvata dallo stesso Tolkien, che avrebbe saputo l'italiano molto bene e che quindi si sarebbe compiaciuto con la giovane alliata per la bontà del risultato. Questa cosa circola spesso, come detto, ed è tornata di recente anche per quello che ha scritto in un articolo il famoso medievista Franco Cardini, che ancora una volta ha ricordato che Tolkien conosceva benissimo l'italiano. Bisogna tuttavia osservare che questa diceria non ha mai trovato una conferma documentale, cioè l'alliata ha continuato a riportare questa assoluta convinzione in tutte le sue interviste, ma non ha mai esibito lo straccio di una prova, né altre prove sono venute da altre fonti e quindi nessuno ha mai potuto provare che effettivamente Tolkien avesse personalmente approvato la traduzione dell'alliata. L'unica informazione a riguardo che troviamo è contenuta nel famoso J.R.R. Tolkien Companion and Guide Chronology di Wayne Hammond e Christina Scull, che riportano che nel febbraio del 1968 effettivamente Tolkien avesse chiesto un parere sulla traduzione italiana a una persona fidata, quindi per via indiretta. La stessa informazione la troviamo anche all'interno del volume italiano di Oronzo Cilli, Tolkien e l'Italia. Con ogni probabilità questa persona fidata della quale parla Tolkien era Camillo Talbot d'Alessandro, docente di italiano a Oxford, al quale Tolkien regalò poi una copia italiana autografata del suo romanzo Il Signore degli Anelli. Questa è la prova che Tolkien non sapeva molto bene l'italiano e, se lo sapeva, la sua conoscenza era superficiale, almeno non al punto da permettergli di valutare la resa del suo stile in una lingua straniera. Anzi, lo stesso Tolkien nella lettera 294 ricorda la sua frequenza della Dante Society a Oxford e lamenta il basso livello del suo italiano, che non andava al di là di un'infarinatura generale, e lo stesso Tolkien scrive in questa lettera che la sua conoscenza dell'italiano era sovrastimata dal suo amico e collega C.S. Lewis. E invece in altri casi, come per esempio per quanto riguarda il tedesco, l'olandese e lo svedese, Tolkien invece ci teneva a dire la sua e intervenne nel caso della traduzione del Signore degli Anelli in queste lingue. Quindi è evidente che Tolkien aveva una conoscenza dell'italiano che non gli permetteva di arrivare a questo punto. Attraverso la diffusione di questa leggenda metropolitana, o meglio, di questa leggenda editoriale, si è diffusa un'idea molto strana, strampalata, secondo cui noi possiamo ottenere solo la traduzione del Signore degli Anelli a opera dell'alliata, in quanto l'unica che ha ricevuto l'approvazione personale di Tolkien. Questa è una cosa che non sta né in cielo né in terra, dal momento che, se questo principio fosse vero, noi non potremmo più avere altre traduzioni di Tolkien nella nostra lingua, in quanto Tolkien è morto nel 1973 e non potrebbe dare il suo assenso e la sua approvazione ad altre traduzioni. Ma non è finita qui, perché tutte le persone che citano questo particolare episodio dell'approvazione della traduzione dell'Aliata da parte di Tolkien
ignorano che la traduzione a cui tutti loro sono affezionati è la traduzione a cui tutti noi siamo affezionati, perché non dobbiamo dimenticare che la traduzione dell'Aliata è quella che ci ha fatto scoprire Tolkien, in realtà non è la traduzione dell'Aliata, così come era stata presentata da Tolkien, perché quella traduzione dell'Aliata poi è stata rivista ed è stata modificata dall'intervento editoriale di Quirino Principe. Quindi tutti quelli che dicono che l'unica traduzione permessa è quella dell'Aliata non sanno che si stanno riferendo alla traduzione dell'Astrolabio, quella che nessuno ha letto, perché quella che noi conosciamo e che consideriamo la versione dell'Aliata, cioè quella della Rusconi, che dopo è rimasta in catalogo ed è passata al catalogo della Bompiani fino a pochi anni fa, era la versione della traduzione dell'Aliata rivista da Quirino Principe. Quindi, in base a questo principio, anche questa traduzione non avrebbe avuto l'imprimatur da parte di Tolkien. Perché dico tutto questo? Beh, sicuramente per muovere ancora un po' il vespaio, dal momento che parlare della traduzione di fatica e della traduzione dell'Aliata si porta sempre a un grande flame in quest'era di internet in cui bisogna per forza schierarsi, e io stesso lo ammetto, mi schiero per la traduzione di fatica, però il mio è un invito a voler prendere in considerazione l'idea che ritradurre i classici serve. È utile, per prima cosa perché si tratta Tolkien come un classico. Tolkien non è un santino, Tolkien non ha scritto un testo sacro sotto la dettatura dell'arcangelo Gabriele, ma Tolkien ha scritto un testo che va trattato a tutti gli effetti non solo come un romanzo, ma come un testo di studio, e ritradurre i classici serve, come diceva lo stesso Tolkien, proprio in una sua opera, a proposito della traduzione del Beowulf, scrivendo: lo sforzo per tradurre o per migliorare una traduzione ha un valore non tanto per la versione che produce, quanto piuttosto per la comprensione dell'originale che risveglia. E dunque tutti noi siamo invitati a ritradurre Tolkien e ad approcciarci a delle traduzioni che tentano di affrontare il suo testo in una maniera più matura, più consapevole, in grado di riflettere maggiormente sul suo stile e sul suo modo di concepire la lingua, esattamente come ha tentato di fare Ottavio Fatica. Vi piaccia o no, perché è lecito e legittimo non apprezzare una traduzione, bisogna comunque riconoscere a Fatica di averci provato e per la prima volta di averci fatto scoprire anche in italiano lo stile assolutamente personale di Tolkien, una cosa che con la vecchia traduzione dell'Aliata purtroppo era rimasta del tutto inesplorata.